con gran tocco il don che Dio mi fe mentre lo so siamo vincitori sul tentatore, amen. Cantiamo tutti quanti insieme. Sul tentatore sono vincito per il dono di
Oh,
Vangelo di Luca, capitolo 20, dal verso 19. A Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, e noi rispondiamo Amen. In quello stesso momento i capi dei sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e gli mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Costoro lo interrogarono dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Ci è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse loro: Perché mi tentate? Mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo e, meravigliate della sua risposta, tacquero. Gloria al nome del Signore. Fin qui la parola di Dio. E da questa parola, come vedete, è una parola antica, ma è allineata con tutti i tempi. È una parola che non è mai passata, e questa è la cosa più bella, la meraviglia più grande della parola di Dio, quella che distingue la parola di Dio da tante altre parole, quella che distingue il libro di Dio da tanti altri libri, che questa parola è sempre attuale. Il cielo e la terra passeranno, disse il Signore, vero? Ma la mia parola non passerà giammai. Bene, quando è stato scritto questo Vangelo? Quando è stato scritto? Circa 19 secoli e mezzo, vero? E notate proprio tutta la panoramica, come è precisa ancora ai giorni d'oggi. Sono cambiati gli uomini, i personaggi, forse il nome delle persone, ma nella realtà queste cose le troviamo oggi nel XX secolo, troviamo le stesse cose, troviamo le stesse falsità, troviamo gli stessi inganni, troviamo ancora gente che dice una cosa e ne pensa un'altra. Ma voglio il Signore in questo momento continuare a benedire ogni cuore sincero, sincero, che ha trovato la verità o che cercando la verità la troverà, e la verità è Cristo, è la sua parola, e questa verità è quella che ci rende liberi, è quella che ci rende sopportabile anche la vivibilità di questo mondo. Sì, perché diciamocelo subito, e sto parlando alle persone sincere, com'è brutto tante volte trovarsi circondati e sapere che intorno ci sono persone con cui non si può fidare, conoscendo che c'è anche chi aspetta che tu sbagli, c'è chi ti aspetta al varco, o il proverbio cinese, vero? Voi lo conoscete, lo conoscono anche loro probabilmente, quel cinese che sta aspettando sul corso del fiume o del canale che passi il cadavere del suo nemico. Questa è una realtà di una vita mondana, di una vita, ecco, possiamo dire che viviamo ogni giorno. È una delle sofferenze più grandi, è proprio questo, la mancanza di sincerità, il fatto che tante volte ci ritroviamo che anche negli affetti più intimi siamo traditi. Ricorderete la frase storica di quel Cesare che noi stiamo citando, quando si vide accoltellato da quel figlio che non avrebbe mai aspettato. Anche tu, Bruto, figlio mio, ebbe a dire, vi ricorderete dalla storia, sì? Le cose non sono cambiate, non, anche col Signore. Lo hanno fatto anche al legno verde, lo continueranno a fare anche ai legni secchi, ma questi legni secchi sono benedetti da Dio. Vogliamo rinverdire per la gloria di Dio. Amen. Analizzando questo passaggio biblico,
ne troviamo un grande insegnamento che in questo momento può sicuramente rallegrare il nostro cuore, può confortare la nostra vita e può darci un insegnamento affinché possiamo rimanere stabili, costanti in un servizio attento e un servizio costante per una vita santa nel Signore Gesù. Amen, fratelli miei? Siamo d'accordo su questo? Gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Abbiamo visto come il ministero di Gesù, 3 anni intensi, perché in realtà il vero ministero di Gesù uomo, è stato di circa 3 anni. È stato un ministero intenso in azioni, in parola, ma è stato anche un ministero ostacolato in tutte le maniere, invidiato, o hanno cercato di rendergli e di rendergli impossibile ogni cosa. E Gesù uomo deve vincere, e deve vincere anche lui la falsità che ha trovato nel mondo. Io credo che la componente del peccato più grave è proprio la falsità. La falsità è entrata col peccato. Sappiamo che Satana, uno dei simboli, è il serpente. Il serpente con la sua lingua, col suo veleno. Fratelli miei, sorelle care, amici miei, quanto veleno riceviamo tante volte, non soltanto nello smog, non soltanto negli alimenti che non conosciamo, ma lo riceviamo proprio attraverso tante volte da tutte quelle delusioni, quei contrasti che ci vengono. E vogliamo pregare Dio che anche noi stessi rimaniamo sinceri davanti alla presenza di Dio e rimaniamo, vogliamo rimanere sotto il sangue prezioso di Gesù, che il Signore possa correggere i difetti della nostra vita affinché la nostra sincerità sia con Dio, ma sia anche fra fratelli e sorelle, fra quello che è il popolo di Dio, fra quelli che avremo a contatto, costi quel che costi. Siete d'accordo? Amen. Gloria al nome del Signore. Gesù viene ostacolato da tutte le maniere, aspettano che possa dire qualche cosa per poterlo accusare, pronti a dire: ah, ecco, hai commesso questo, hai fatto quest'altro. E le astuzie di Satana vengono messe in pratica da questi uomini che cercano a tutti i costi di snellire la sua personalità. Ma Gesù era vero uomo, ma era anche vero Dio. È vero Dio, è vero Dio. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore della nostra vita. Amen. E queste delusioni credo che oggi non siano meno di ieri, ma chi ha riconosciuto la fedeltà di Cristo, Cristo non delude mai. Ha mai deluso Gesù? Siamo noi che molte volte lo deludiamo con i nostri atteggiamenti, con i nostri pensieri, con la nostra cultura, con i nostri modi di pensare, credendo che è giusto fare questo e giusto fare quello. Cerchiamo di in ogni cosa di accertarci se tutto quello che riteniamo giusto sia realmente nella sua giustizia. Amen. E questo è un consiglio che va soprattutto a coloro che già conoscono il Signore, a coloro che vivono una vita già distaccata da quello che è il mondo inteso nel senso del peccato, per coloro che hanno fatto l'esperienza della nuova nascita, per coloro che stanno crescendo nella nuova crescita. Amen. E anche coloro che si accostano al Signore. Amen. Gloria a Dio. Abbiamo detto, hanno cercato in tante maniere, lo hanno accusato, lo hanno giudicato prima del tempo. Non è stato necessario arrivare al completamento del suo ministero terreno per poi essere egli stesso presente davanti a un iniquo tribunale che poi lo mette in croce. No, lo si cerca in tutti i momenti. E quante volte hanno cercato di anticipare quell'evento in maniera diversa, quante volte hanno contrastato la vita di Gesù Cristo uomo e hanno cercato di farlo morire prima del tempo. Vi ricorderete quando proprio nella sua città, quella Nazareth, quando quel giorno egli aprì il rotolo del profeta Isaia e parlava dei prigionieri che venivano liberati e parlava della potenza dell'unto di Dio che era lui stesso. Vi ricorderete che qui l'occasione l'hanno cacciato via dalla città, lo volevano precipitare giù. Oh, quanto ha sofferto il Signore. E io credo che tutti coloro che vogliono fare appieno la sua volontà devono in una maniera o nell'altra conoscere che sì, c'è un percorso di gloria, c'è una luce sfolgorante che è davanti a noi, c'è una meta gloriosa, ma c'è anche un cammino di sofferenza da prendere con la pazienza che Dio ci dà. Amen. Ne siamo disposti?
ne siamo disposti? Se siamo cristiani, se siamo seguaci del Cristo, se siamo discepoli del Signore, siamo disposti nella nostra piccola sofferenza di percorrere le pedate del Signore e di portare ogni giorno la nostra piccola croce, la piccola croce, perché solo Cristo ha portato la sua croce. E quali discepoli, per amore del suo nome, per lealtà a quella fede che ci è stata donata, a quella grazia e a quell'amore, vogliamo ogni giorno prendere, come dice la Scrittura, la nostra croce in spalla e seguire il Maestro. Lo vogliamo? Lo vogliamo? Questa è parola di Dio. Amen. Lo troviamo adesso in una condizione, una di quelle condizioni. Qui c'è un verso che abbiamo citato, che lo conoscono tutta la cristianità apparente, la cristianità reale. E dico apparente e reale perché tutti si dicono cristiani, e lo ribadisco ancora per parola di Dio, che cristiani non si nasce, si diventa accettando Gesù Cristo quale proprio personale Signore e Salvatore, ricevendo grazia, perdono e poi crescendo in una vita nuova per potergli piacere. Amen. Ma questo è un motto, un verso, e soltanto a metà lo si conosce. Ma grazie a Dio noi lo analizzeremo del tutto. Alleluia. Dice la Scrittura che avevano cercato di mettere davanti al popolo delle situazioni per fomentare questo popolo, per ancora andare contro il Cristo, e non riuscendoci ancora, essi lo osservavano attentamente. Gli mandarono degli istigatori, attivisti vorremmo dire oggi, istigatori, gente pronta a muovere, delle lingue biforcute che cercano di spargere veleno sotto aspetto di miele, con quelle che sono mormorii, piccole insoddisfazioni, situazioni, cose che vengono tutte da Satana, al diavolo. Noi vogliamo essere come cristiani portatori di buona novella? Vogliamo? Lo vogliamo o no? Sappi che questo tuo amen è giudicato da Dio in questo momento. Sappi che in questo istante il Signore legge il tuo cuore, i tuoi pensieri, e non possiamo nasconderci niente davanti al Signore. Siamo completamente scoperti, non è così? Gloria al nome del Signore, alleluia. Portarono questi istigatori che cominciarono fingendosi giusti, dice la Scrittura. Satana è definito un angelo, come un angelo di luce, non lo è. Come? Quante volte lo si dice che non si presenta come vorrebbero vederla la gente? Con le famose corna e con la coda. Satana si presenta tante volte in una maniera che lascia perplessi. E questi uomini si presentano come giusti, ma non lo sono. Anzi, abbiamo visto, il loro scopo è il contrario delle loro parole. Le loro espressioni sono all'opposto dei loro pensieri. Mi sembra proprio un panorama che conosciamo troppo bene, non mi sbaglio. Lo conoscete bene? Lo conosciamo bene? Quante ce ne sono che dicono una cosa? E c'è anche un altro aspetto della questione, che tante anime, anche semplici oggi, perché tante volte si dicono cose che non corrispondono, o si fanno azioni che hanno un guadagno e si vede che c'è un guadagno, ma non lo si vuol far vedere, che non credono nemmeno a quanti, a quelli che realmente vivono una vita onesta, sincera, nella e per la parola di Dio. Tante volte c'è confusione anche in questo, e Satana ci sguazza in mezzo e gli fa di tutto per confondere la mente della gente, ma lo Spirito di Dio è quello che ci accerta in ogni cosa, vero? Amen. Abbiamo visto, si presentano bene, si presentano come giusti, perché devono cercare di farlo cadere sulle parole, le parole possono fare tante cose, con le parole si possono dire tante cose. Tante volte anche a questa parola la si vorrebbe far dire quello che non dice. Non l'accettate mai in parte, accettatela sempre interamente. Amen. E accettatela per la guida dello Spirito Santo. Amen. Gloria al nome del Signore. E allora vediamo che a un certo punto devono trovare qualche cosa per farlo cadere, perché il loro scopo è di consegnarlo nelle mani inique, ho detto anzitempo, per poterlo far condannare dal governatore. E guardate un poco questa strategia diabolica, questa strategia che non ha niente dell'umano,
cercano di toccarlo subito per portarlo nella legalità e contro la legalità, e gli fanno una domanda tremenda. Non è una domanda semplice, è una domanda tremenda. Cosa gli chiedono? Prima lo addolciscono, vero? E questo è lo scopo di questo mondo, vero? Oh, gli dicono: maestro, lo chiamano prima maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Che espressioni, queste sono quelle espressioni che tante volte, se non stiamo attenti, mettono tutti i cristiani, ci mettono nelle condizioni di essere colpiti facilmente, perché sono quelle condizioni che equivalgono a una cena intima, a un pranzo, no? Dove si perde quella facciata, soprattutto quella riservatezza per entrare, e per entrare un po' più in profondità nell'intimità. Queste sono parole con grande astuzia. Tu, maestro, sappiamo che tu insegni la via di Dio, che tu sei. Queste parole certamente sono il risultato soltanto, un condensato della loro eloquenza, della loro falsa eloquenza, della loro falsa politica, nella loro falsa identità. Gloria al Signore. E siamo veramente tutti stanchi di questo. Quante ce ne sono, vero? Quando cominciano ad adularti perché hanno bisogno di qualche cosa, quando devono arrivare a un altro scopo. Vogliamo dire: Signore, stendi la tua mano ancora su questa umanità. E qual era la differenza fra noi e il Signore? Che Lui è il Signore, era ed è. Che Lui era vero uomo, era anche ed è vero Dio. E Lui li leggeva, li conosceva, era più avvantaggiato di noi. Ma sappiamo un'altra cosa, che è verità, perché Lui dimora oggi nei nostri cuori, che la sua guida, che la sua luce può far sì che certe tenebre scompaiano completamente. Egli ci dà indicazioni chiare. Tante volte è lo Spirito di Dio che ci presenta le cose e noi comprendiamo, non perché siamo intelligentemente in uno stato più avanzato dell'altro, è proprio quella intelligenza spirituale che deriva, che proviene dalla presenza del Signore nella nostra vita. Amen. Ecco la domanda trappola, subito, immediatamente: tu che sei così giusto, tu che insegni così bene, tu che dici le cose che devi dire, ebbene, ti vogliamo fare una domanda: ci è lecito pagare il tributo a Cesare o no? È l'equivalente che qualcuno chiederebbe a uno di voi: se è lecito pagare, fare il 740, mi pare? Oppure, quante volte succede anche, e succede, ma è giusto pagare queste tasse? È giusto pagare questo? È giusto pagare quello? È giusto pagare quell'altro? Questa parola giusto poi non c'entra proprio in tutto questo, vero? Che domanda tremenda. Pensate, se come loro si aspettavano il Signore fosse stato un nababbo, avrebbe detto non è lecito, l'avrebbero preso immediatamente, l'avrebbero fatto incarcerare subito. Avrebbero detto immediatamente a chi di competenza: costui sta dicendo che non si pagano le tasse. Quando non si pagano le tasse è lo Stato, che già versa e versava anche quello Stato in quelle condizioni, il reato grave, un reato tremendo. Ma Lui, il Signore, li conosceva, l'abbiamo detto, vero? Il Signore conosce i nostri cuori. Signore, se c'è qualcosa che non va, aggiustalo in questo momento. È lecito? È giusto? Bisogna pagare il tributo a Cesare o no? Il Signore il tributo l'aveva pagato altre volte. Vi ricorderete che una volta ha pagato per sé e per gli altri. Non avendo soldi, disse vicino a Pietro: vai in riva al mare, ci sarà un grosso pesce, apri la bocca, c'è una grossa moneta, una bella moneta d'oro, pagherai per me e per te. Il Signore ci dà una lezione di dare e di pagare. Poi sulla croce ha pagato per tutti quanti noi. Ha pagato anche per Cesare. Ha pagato per tutti. Gloria al nome del Signore. Una domanda tendenziosa, una domanda terribile, una domanda pericolosa. Ma il Signore questa volta
come qualche altra volta, non risponde soltanto con le parole, ma egli chiede qualche cosa che stupisce. Essi non si aspettano che il Signore possa agire in quella maniera. Il Signore gli dice semplicemente: mostratemi una moneta, datemi una moneta, mostratemela. E presero la moneta. Io credo che in quel momento la loro attenzione diceva: cosa sta facendo, cosa vuole, vero? Non ci risponde. In un'altra occasione volevano delle risposte, quando presero una donna che era stata presa in adulterio e la portarono davanti al Signore per farla condannare a morte secondo la legge mosaica. Questa donna ha fatto questo, questo e questo, la legge dice questo, deve morire, tu che dici? Il Signore si mise a scrivere. Adesso si tratta di invece di chiedere al Signore se devono, se il Signore dà l'autorizzazione o meno, come se il Signore dipendesse queste cose. E il Signore risponde: di chi è questa moneta? L'effigie su questa moneta di chi è? E su quella moneta, non su questa che io vi mostro, c'era l'effigie di chi? Dell'imperatore, di Cesare. E il Signore risponde in una maniera gloriosa e meravigliosa. E che il popolo che ci ascolta, le persone che ci ascoltano, oggi in poi, quando la pronunciate questa frase, pronunciatela completa. Date a Cesare quel che è di Cesare. E poi aggiunge: ma date a Dio ciò che appartiene a Dio. Amen. E qui c'è una lezione che potrebbe continuare chissà per quanto tempo. C'è da distinguere ciò che è il nostro dovere verso la società e quello che è verso il Signore. Non si può mescolare le due cose. Le cose di Dio vanno nella direzione di Dio, le cose degli uomini vanno verso gli uomini. Non possiamo mescolare le cose. E da secoli la Chiesa ha sempre saputo, anche se non ha sempre obbedito, che le cose vanno in una maniera separata, diversa. Non si possono mescolare le cose insieme. Non si può essere nello stesso momento e mescolare le cose sacre con le cose cosiddette profane. Non si possono mettere le cose della vita con la nostra adorazione e la lode al Signore. Non si può boicottare un comandamento in virtù di una regola umana. Le cose hanno una netta separazione, una netta distinzione. E quanto a me e quanto a voi diremo in questo momento: noi continueremo a dare a Dio ciò che appartiene a Dio, e al Cesare di oggi daremo quello che ci chiede. Non possiamo sottrarci. Perché? Perché, fratelli? Perché noi viviamo su questa terra, dobbiamo anche essere sottoposti alle autorità. Dobbiamo rispettare le autorità. E l'autorità non è l'uomo, non è il nome dell'uomo, ma quello che l'uomo rappresenta. Perché certe autorità, almeno come principio, vengono da Dio, come principio. E come cristiani possiamo soffrirne, possiamo vedere le ingiustizie, possiamo trovarci ad affrontare situazioni che ci creano disagi. Ma lo sappiamo, il mondo, tutto il mondo è in travaglio, tutto il mondo è in travaglio. Quante difficoltà ci sono e ci sono per tutti quanti. Ma io so solo una cosa, e lo sapete anche voi, che coloro che danno a Dio ciò che appartiene a Dio sono quelli che vengono assistiti da Dio, sono quelli che Dio protegge, che Dio benedice, sono quelli che dicono: dacci oggi il nostro pane quotidiano e non ci mancherà. Non ho sentito un amen adeguato. Gloria al nome del Signore. Però bisogna fare attenzione. Bisogna fare attenzione a creare una netta distinzione. Siamo proprio, questo è il pericolo che l'umanità e soprattutto la cristianità ha sempre corso, quello di sconfinare, o meglio quello di cancellare i confini fra ciò che appartiene a Cesare, Cesare potere, Cesare la nazione, Cesare il dovere umano, sociale, e ciò che appartiene a Dio: l'obbedienza, la sottomissione alla sua parola, il camminare secondo la sua parola. E non bisogna perdere di vista il confine che c'è. C'è un netto confine. Non bisogna mescolare, non bisogna confondere le due cose. Io continuerò a obbedire alle autorità fin quando non mi metteranno in condizione, per obbedire alle autorità, di disobbedire Dio. Dio al di sopra
di ogni autorità. Amen. Dio è di sopra di ogni autorità. Quante volte abbiamo esaminato una nazione che è stata tanto benedetta per, diciamolo pure, per tanti anni, la nazione americana. Non sono filo americano, sono filo Gesù Cristo. Amen. Ma lo dico per dire, ci sono tanti cari cristiani ancora oggi in America. Sul dollaro c'è scritto: noi crediamo in Dio. Non so se poi è stato giusto metterlo sul dollaro, sarebbe discutibile forse anche questa cosa, ma indubbiamente chi ce l'ha fatto è perché veniva da un desiderio cristiano di sapere e di far sapere che anche quell'economia si fondava sulla benedizione di Dio. Forse questo, non sono sceso mai in quelle che sono le profondità della storia, ci interessano relativamente di certe cose come sono venute su, ma una cosa è certa, che sulla moneta che Gesù ebbe nelle mani c'era l'effigie di Cesare. Beh, su questa moneta americana, non tutto è durato, ma sul lato si legge almeno una frase bella. Speriamo che corrisponda sempre alla realtà. Noi crediamo in Dio. E noi lo diciamo invece con tutto il cuore. Noi crediamo in Dio. Noi crediamo in Dio. Dio c'è. Dio è sempre stato. Dio non è mai morto. Sulla croce è morto l'uomo Gesù. Dio non è mai morto. Alleluia. Amen. E noi crediamo, non soltanto crediamo in Dio, noi ci vogliamo sforzare a fare appieno, a fare appieno la sua volontà. Qual è la sua volontà? Non avete problemi, è scritta qua. Non ci sono altri libri, è scritta tutta qua. Amen? E tutta qua è scritta. La Bibbia, le Sacre Scritture, tutta qua. La volontà di Dio è qua dentro. Amen? E la volontà di Dio è quella di distinguere le cose della vita con le cose spirituali, i doveri verso gli uomini e i doveri verso Dio, ma anche nei comandamenti. Non c'è stato poi bisogno degli uomini che potessero dire certe cose. Gesù non fa altro che riferirsi a quelli che sono i comandamenti, che da lui stessi sono sintetizzati in due comandamenti. Il decalogo da Gesù è stato riassunto in due comandamenti. Il primo qual è? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo maggior potere. E Gesù aggiunse il secondo simile, qual è? Ama il prossimo tuo come te stesso. Due comandamenti che devono essere applicati, ma anche nella vita. C'è una parte che dobbiamo alla società, c'è una parte che dobbiamo alle istituzioni, c'è una parte che riguarda la nostra vita materiale, ma c'è una parte che vale per la nostra vita, per la nostra adorazione, per il nostro cammino spirituale. Amen. Sappiamo che la nostra Costituzione, c'è un articolo 8 che parla che la fede è qualche cosa, è un diritto di tutti gli uomini, ma certe volte tante cose, in tante nazioni questi diritti non vengono poi tanto riconosciuti, ma lo Spirito di Dio ci ha dato la libertà e ci dà la libertà. Lo Spirito di Dio ci dà la saggezza di capire e di comprendere, di fare entrambi le cose e di sforzarci a farle bene. Vogliamo dirlo bene? Amen. Ecco, questo è un messaggio soprattutto di chiarificazione. E io come servitore di Dio non sarò mai un uomo politico. Ve lo dico chiaramente, mai. Ve lo dico pubblicamente, mai, perché la mia chiamata e a pastorare le anime, a portare la parola di Dio. Con questo senza dispensare nessuno, ci sarà l'uomo politico che non potrà fare mai il pastore. Non si possono coinvolgere, non si possono accentrare nella stessa persona, noi stessi, cose opposte. Non è possibile. Ognuno deve fare la sua parte e deve saper discernere qual è la sua parte e deve camminare secondo quella guida che Dio ci dà. E parlo al popolo che ama Dio, al popolo che crede in Dio, al popolo che è cristiano di fatto. E parlo anche a quelli che si sono accorti fino a questo momento che il loro cristianesimo era soltanto un nome. Parlo a quelli che in questo momento hanno desiderio di fare appieno la volontà del Signore. Quelli che vogliono sforzarci, quelli che vogliono sforzarsi di camminare
con Gesù, lo diciamo noi in maniera così semplice, camminare con Gesù. Bello, vero, questa espressione, camminare con Gesù, ci fa vedere proprio nella maniera, possiamo dire, più semplice, di essere bisognosi, di avere mano con Lui, mano nella mano. Sì, perché il cammino è abbastanza oscuro, perché ci sono tante curve, troppe curve, ci sono tante buche da superare. I giovani ne hanno superate ancora poche, noi più anziani ne abbiamo superate già abbastanza, ma ce ne sono davanti in abbondanza per i giovani, i meno giovani, anche per i vecchi. Ma quando avremo superato tutte le buche, troveremo, essendo fedeli alla parola di Dio, avendo camminato secondo questa parola, riconoscendo a Cesare quello che dobbiamo riconoscere, è che si prendi quello che si prenda Cesare, l'importante è che Cesare non mette le mani su quello che appartiene a Dio, perché quello che appartiene a Dio appartiene a Lui solo. Amen. Gloria al nome del Signore. Vogliamo dire, Signore, in questo momento vogliamo studiarci meglio di fare la Tua volontà. Lo vogliamo? Amen. Amen. E Signore, ripeto, conosci i nostri cuori. Vogliamo camminare con onestà, con dignità. Ce ne saranno tanti che vi aspetteranno dietro al vicolo, aspettando un errore. Questa è la cattiveria del mondo. Perché? Perché in un passo è citato che il giusto cade 7 volte al giorno. Noi siamo imperfetti come uomini. È vero? Quando si vuol far crollare un personaggio in vista nel mondo dello spettacolo, politica, eccetera, che si fa? Si mettono subito dei segugi alle calcagne, vero? Si fanno dei fotomontaggi, si preparano delle trame, perché il potere, il potere è quanto più può allettare l'uomo. Grazie al Signore noi non apparteniamo a questo potere, non lo vogliamo. Noi vogliamo rimanere nella volontà di Dio. Amen. Vogliamo rimanere in quella volontà, vogliamo camminare col Signore, però ciò non toglie che molti ti guarderanno, diranno: ma fammi vedere quando sbaglio questo, quando farà questo, cosa ha fatto quell'altro. Siamo difettosi tutti, tutti siamo difettosi, tutti possiamo mancare, ma vogliamo chiedere al Signore: Signore, santifica il tuo popolo, Signore, donaci più forza, più vigore. Però al di là di ogni cosa, io credo che c'è un messaggio per me, per voi e per quanti lo sentono, di essere attenti, avveduti. Ogni cosa e ogni situazione dobbiamo rifletterla mediante la guida di Dio e rispecchiarci nel consiglio della parola di Dio. Rimanendo stabili, fermi in questa parola, potranno venire anche i venti, potranno venire tutte le situazioni difficili, potranno venire situazioni che ci vorrebbero far soccombere, rimarremo fermi, ritti in piedi, continuando a glorificare il nome di Dio, in Gesù Cristo il Signore, il Benedetto in eterno. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo ringraziare Dio ancora per questa parola e vogliamo pregare che questa parola possa aver raggiunto e raggiungere tanti cuori, non la mia voce, la parola di Dio. Amen. Vogliamo chinare quindi il nostro capo, vogliamo pregare insieme. Oh Re della Gloria, Signore dei Signori, Padre Santo, Padre Buono, veniamo a te nel nome di Gesù per glorificare il tuo nome. Padre, grazie ancora di come questa parola illumina i nostri cuori, di rimanere fermi, decisi in quello che è la tua volontà, di saper discernere ciò che dobbiamo dare a Cesare e ciò che dobbiamo continuare a dare a te. A te spetta la nostra lode, la nostra adorazione, la nostra ubbidienza, la nostra sottomissione. E tu, Padre provvido e benigno, sei colui che ci dai tutto ciò che abbiamo di bisogno e anche quelle cose che dobbiamo dare a Cesare. Grazie, Padre. Vogliamo da questo momento essere più attenti, che questa parola possa continuare ad aprirci gli occhi in questi tempi così duri, difficili. E vogliamo anche, Signore, che tu santifichi non soltanto i nostri occhi, ancora la nostra bocca, che da noi possono uscire soltanto parole sante,
verso anche il nostro prossimo. Vogliamo, Signore, usare soltanto quelle parole che possono portare edificazione, parole di coloro che hanno la pace nel cuore. Benedicici in questo momento, benedici coloro che ci hanno seguiti, coloro che sentono questo medesimo desiderio nel cuore. Signore, opera nella nostra nazione e opera in verso gli uomini e le donne sincere e che vogliono vivere una vita onesta per piacere a te, per dare a te ciò che ti appartiene e continuare a dare a Cesare quel che appartiene a Cesare. Grazie Padre, grazie Dio, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Jesus.